Occorre prendere atto della mancata prova della formale affiliazione dell'imputato Cherubino, che va letta necessariamente, in uno con la mancata contestazione di singoli reati e quanto scrivono i giudici della Corte di Appello di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza del processo falsa politica che si è concluso con l'assoluzione di Cherubino, ex consigliere regionale della Calabria, già condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, quale partecipe della cosca Commisso di Siderno. I giudici regini, presidente Giancarlo Bianchi, consigliere Elisabetta Palumbo e Davide Lauro, hanno scritto nelle motivazioni: la mancata prova circa la formale affiliazione si pone in evidente continuità dimostrativa con le numerose conversazioni in cui, sebbene si stesse discutendo con altri, né il mastro, Giuseppe Commisso alias, né i suoi interlocutori indicavano nel cherubino un affiliato, comunque lo descrivevano tale. Si tratta di profili, per come si legge nelle motivazioni, che per la loro scarsa costanza e genericità sembrano al collegio inidonei a dare corpo al core della condotta addebitata nell'originaria imputazione, laddove la Procura distrettuale regina ha ipotizzato che l'ex consigliere regionale prometteva e garantiva al sodalizio di salvaguardare, nell'esercizio delle sue funzioni, gli interessi dell'organizzazione criminale e di concordare con la stessa le sue scelte politiche in modo da assecondarne le strategie. Nulla di tutto questo è stato provato nel processo, secondo i magistrati dell'appello, che evidenziano come addirittura un affiliato ad altro locale, come TDI, alle sollecitazioni del mastro, avanzava una richiesta di denaro, richiesta che il collegio reputa all'evidenza disallineata rispetto al tema d'accusa. Dopo un'analisi dettagliata del contenuto di numerosi tratti di conversazioni intercettate nel corso delle indagini, la Corte ha ritenuto di dover specificare che non si può dire raggiunta la piena prova a carico del cinquantenne Cherubino, neppure dell'elemento soggettivo richiesto in capo al partecipe nella forma, come noto, del dolo specifico. Infine, si è esclusa anche la condotta di concorrente esterno dell'imputato in considerazione della genericità della chiamata di un testimone di giustizia e l'impossibilità di meglio specificare gli impegni eventualmente presi dal Cherubino, la chiusura dell'orizzonte investigativo con l'esito delle consultazioni elettorali, peraltro sfavorevole all'imputato, non consentono in alcun modo di abbozzare la prova di contributo casuale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, se non al prezzo di operare una non consentita torsione applicativa. Da qui l'assoluzione dell'ex consigliere Cosimo Cherubino con la formula perché il fatto non sussiste a distanza di 10 anni dall'arresto e dopo la condanna di primo grado emessa il 16 marzo 2015 dal Tribunale di Locri. Dopo la sentenza di primo grado, l'ex consigliere Cherubino era stato rimesso in libertà a fine agosto del 2016 per decorrenza dei termini massimo della fase intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio del 14 maggio 2013 e il dispositivo della sentenza di primo grado del 16 marzo 2015, previa rideterminazione degli anni per l'esclusione in via definitiva in alcune aggravanti in procedimenti penali connessi e altre questioni tecnico-giuridiche. Nel medesimo processo, i giudici dell'appello hanno assolto anche gli imputati Rocco Tavernese e Domenico Commisso, quest'ultimo ex consigliere comunale di Siderno, per il quale si legge: non può dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del ruolo dinamico e funzionale assunto, in esplicazione del quale il sodale prende parte al fenomeno associativo, contribuendo al perseguimento dei comuni fini criminosi. Infine, la Corte Regina ha rideterminato a 9 anni la pena inflitta per Damiano Rocco Tavernese, che gli ha comportato anche la refusione alle parti civili, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Siderno.